Benvenuti in questo mio nuovo video in cui andremo a continuare la sezione di video, la serie di video sulla Vertical Diet di Stan Efferding. In questo video andremo a parlare del sale, o più precisamente del sodio e dello iodio. Del sale abbiamo già discusso molto in passato, ho fatto anche un video completamente sull'argomento, ma andiamo a fare un piccolo recap e andare ad aggiungere qualche informazione contenuta in questa guida. In questa dieta Stan consiglia di salare tutti i pasti, cioè mettere il sale su tutti i pasti. Il perché l'abbiamo già visto nel video precedente, ma perché migliora le prestazioni per vari motivi: aumenta il volume del sangue, c'è un migliore trasporto di ossigeno e nutrienti, vuol dire che i nostri muscoli hanno più nutrimenti, hanno più ossigeno, cioè riescono ad avere più energia, riescono a crescere meglio, a recuperare meglio, a liberarsi dalle sostanze tossiche di scarto più velocemente, e questo ci dà una migliore forza, una migliore resistenza e tutta una serie di vantaggi. Il sodio è una sostanza dopante a tutti gli effetti, perché per quanto migliora le prestazioni. Quale tipo di sale consiglia Stan Efferding? Principalmente due: il Redmond Real Salt o il sale rosa dell'Himalaya. Il secondo è molto più comune nei nostri supermercati, il primo lo troverete solo online. Perché consiglia questi due sali? Uno, perché hanno dei minerali in più confronto per esempio al classico sale bianco da cucina, perché proprio il colore del sale, per esempio il rosa o anche il grigio di alcuni sali, è dato da minerali che ci sono oltre al cloruro di sodio. Inoltre questi due sali non hanno contaminanti, invece molti altri sali hanno contaminanti e andranno a intossicarci, e la cosa non va bene di sicuro. La terza cosa per cui questi due sali sono quelli più consigliati da Stan è perché contengono tutti e due iodio, ma su questo ci arriveremo tra un attimo. Quanto sodio consiglia? 2 grammi per litro d'acqua. Adesso, quando andiamo a guardare il nostro introito d'acqua giornaliero, cioè quanta su acqua assumiamo giornaliere, per questo conteggio dobbiamo tenere in considerazione tutte le fonti d'acqua, non solo la bottiglia d'acqua che ci beviamo, ma anche cose come per esempio il brodo, il succo d'arancia o i succhi di frutta in generale, il latte, qualunque cosa che contenga acqua va contata nella cosa. E lui, di solito, sui propri atleti che sale naturalmente, consiglia 8 grammi di sodio, per cui 4 litri d'acqua al giorno. Alcune persone però sono sensibili a cose come l'ipertensione, no? L'aumento della pressione sanguigna. Quante volte ci siamo sentiti dire, no? Che il sale non va bene perché aumenta la pressione, eccetera. Questo non è vero in generale, ma è vero solo per alcune persone che ne sono sensibili, ne sono vulnerabili proprio geneticamente. Qua, per sapere se lo siete, dovrete fare un test genetico apposta o comunque fare vari esperimenti con il macchinino che misura la pressione. Se avete una nonna, ce l'avrà di sicuro. Alcune etnie, alcune razze, non so bene come dirlo, sono più vulnerabili alla cosa. Per esempio gli afroamericani o gli arabi del deserto, che si sono, diciamo, evoluti in condizioni di scarsità di acqua, tendono a ritenere più sodio, proprio perché nei loro geni è rimasto come istinto la sopravvivenza, quello di tenere più sodio possibile per riuscire a trattenere anche più acqua possibile, perché il sodio tiene acqua anche, e questo gli fa sì che anche ai giorni nostri, quando hanno acqua in abbondanza, tendono comunque a ritenerla per la loro evoluzione. Quando andrete ad aumentare il sodio per la prima volta, se la vostra dieta ne è scarsa, e andrete ad aumentare proprio per i benefici che dà sullo sport e la composizione corporea, non dovete preoccuparvi troppo, perché i primi giorni andrete a ritenere un po' d'acqua, no? Vi verrà un po' di ritenzione idrica, gli addominali non vi si vedranno bene come prima, ma è qualcosa di temporaneo che dopo una settimana se ne va. All'inizio il corpo cerca di ritenere sodio, sì, non ne ottiene sufficienza di solito, perché è come se ha paura, per cui dice: ah no, non so se riuscirò a sopravvivere, non so se riuscirò ad avere abbastanza acqua e sodio, per cui tutto quello che ho lo trattengo. Però dopo una settimana che andrete a mangiare
più sale di quello che mangiavate prima, il corpo dice: ah no, non c'è pericolo, adesso so che la mia dose di sale mi arriverà a intervalli regolari, per cui non c'è più bisogno che io ne lo trattenga tutto, per cui piscerete fuori tutto e non avrete più ritenzione idrica. Un effetto collaterale è che se prendete troppo sale, per esempio Stan anche lì consiglia di anche metterci qualche grano di sale nell'acqua che bevete, no? Durante il giorno, lontano dai pasti. Se però prendete troppo sale lontano dai pasti, o comunque troppo sale in generale, potrebbe venirvi un po' di diarrea, per cui lì sapete che è troppo e dovete diminuire la dose. Però non è troppo, è abbastanza raro e non è così facile che venga. Qua. Un altro consiglio è quello di prendere un grammo di sodio 30 minuti prima dell'allenamento, per tutti i benefici che ha. Vedrete veramente che farete un buon allenamento se è la prima volta che lo provate. Una cosa incredibile è proprio il pump nei muscoli che vedrete, no? Vi si gonfieranno i muscoli di sangue un casino, perché come abbiamo detto il sodio volumizza il sangue, porta più acqua nel sangue e porta anche più acqua nel muscolo e vi si gonfierà. E diciamo il pump, il cell swelling, è una delle vie per ottenere l'ipertrofia e aumento della massa muscolare. Ma passiamo adesso a vedere la parte sullo yo-yo. Lo yo-yo ha vari benefici, il cui importante è che stimola la tiroide, cioè migliora il nostro metabolismo, e un metabolismo alto e in salute è di primaria fondamentale importanza per tantissime cose, non solo perché brucerete più grassi, brucerete più calorie anche a riposo, no? Perché sì, avere una tiroide e un metabolismo funzionante vi manterrà magri, ma dovete anche a mettere più muscoli o a mantenere meglio i muscoli con una tiroide funzionante, oltre che avrete un sonno migliore, avrete anche effetti antidepressivi, no? Se avete il metabolismo alto sarete più felici e più energici durante la giornata, avrete più energia di fare le cose, non solo per allenarvi ma anche per lavorare, per esempio, o per anche uscire a divertirvi in discoteca, no? Non sarete stanchi e morti ma avete più voglia di ballare. Per qualunque cosa, il metabolismo è una delle cose principali su cui bisogna porre l'attenzione, e su questo ne parleremo in futuro, andando ad analizzare anche il dottor Ray Pitt, da cui Stan e Ferdi trae ispirazione per tante cose, per esempio sul il fruttosio, ma nella prossima parte. Poi lo yo-yo aiuta a potenziare il sistema immunitario e liberarci di alcune tossine come il fluoro, il cloro e il bromuro, agenti intossicanti, non so se posso definire tossine. E su questi ci arriveremo anche un po' dopo. Attraverso quali fonti assumere lo yo-yo? Lo yo-yo è presente nelle alghe, nel merluzzo selvatico, nello yogurt, nel latte intero, nelle uova. Ma la fonte principale di yo-yo che Stan predilige, oltre al sale, perché è sale iodato, è il succo di mirtillo rosso, no? Il mirtillo rosso è anche chiamato ossicocco. Comunque il succo di mirtillo rosso contiene lo iodio e ne contiene parecchi, ma contiene anche altre cose come antiossidanti e tannini. I tannini sono come delle sostanze che aiutano anche a prevenire le infezioni del tratto urinario o a recuperare più velocemente la esse. Per esempio, chi ha avuto un'uretrite in passato, e io l'ho avuta, sa che non è qualcosa di piacevole per niente, e i tannini aiutano. Per cui in generale il succo di mirtillo rosso aiuta. Quanto succo di mirtillo rosso? 120 ml due volte al giorno, ma mai dopo le 4 del pomeriggio o in generale la sera, perché come abbiamo visto il succo di mirtillo rosso contiene tantissimo iodio e lo iodio andrà a stimolare la tiroide e aumentare il nostro metabolismo, ma se lo facciamo la sera questo potrebbe disturbarci il sonno, perché abbiamo energia, diventiamo agitati, tutti energici, eccetera, per cui è una buona cosa tenerlo nella prima parte della giornata, per esempio la mattina a pranzo ve lo bevete, ed è va bene così. Anche scegliere il succo di mirtillo rosso giusto, però, è importante. Dovete prenderlo senza zuccheri aggiunti, perché la maggior parte degli zuccheri aggiunti ai succhi commerciali è una porcheria,
e che non sia da concentrato, no? Non succo di mirtillo rosso da concentrato, no. Deve essere succo di mirtillo rosso in generale. È abbastanza difficile trovare nei nostri supermercati, o perlomeno io non l'ho mai trovato, trovo sempre, spesso un mix, no? Succo di mirtillo rosso e mirtillo normale, o con altre frutte di bosco, eccetera, ma mai solo quello, purtroppo. Una volta se l'ho trovato, comunque era tipo il 30% fatto di zuccheri aggiunti e una porcheria, niente. Su internet è molto più probabile trovarlo, se lo volete. Purtroppo è un po' costoso, per cui non so se conviene a tutti. Se non dovesse convenire, se dovesse essere una spesa troppo elevata, ma se cercate bene probabilmente non lo sarà, c'è anche la possibilità di assumere lo iodio tramite integratori. In questo caso la forma di iodio migliore da assumere come integratore è lo iodio nascente. Un'ultima cosa da dire sullo iodio è che quando i primi giorni andrete ad assumerlo, ad aumentare la dose che assumete confronto alla vostra dieta normale, può avere anche questo dei piccoli effetti collaterali, no? Come momentanei. Come abbiamo visto, il sodio ti dà un po' di ritenzione idrica solo i primi giorni, e lo iodio invece ti dà come dei sintomi influenzali. Perché questi sintomi influenzali? Questi sintomi influenzali come la febbre, la stanchezza, sentirsi un po' giù, avete presente, no? Quando vi sta per venire l'influenza? Questi sono sintomi di una detossificazione, perché lo iodio andrà a liberarvi, come abbiamo visto, dal fluoro, del cloro, del bromuro. E come? Perché queste tre sostanze si attaccano ai recettori dello iodio, e quando voi andrete ad assumere più iodio, ed è una buona idea, lo iodio arriverà, spingerà via questi tre cattivelli dai recettori e si attaccherà a lui, no? Però questi, cosa succederà? Finiranno nel vostro sangue, vi entreranno in circolo e sono tossine, no? Vi come intossicheranno momentaneamente, ma non è dire non è una cosa cattiva, no, perché dopo il corpo li filtrerà attraverso i neri e li eliminerà dalle urine. Per cui i primi giorni avrete questi sintomi qua, ma dopo il periodo di detossificazione starete benissimo. Per questa parte sulla Vertical Diet è tutto. Noi ci vediamo nei prossimi video e nelle prossime parti della guida. Ora è arrivato il momento di andare a letto, dopo la mia meditazione, di cui parleremo anche questo in futuro. Buonanotte a tutti, grazie per avermi seguito.